che c'è una questione. Quando si parla di gestione dei servizi pubblici, questa qui va in mano alla città metropolitana. Allora, faccio l'esempio di Scorzè. Allora, il comune di Scorzè su questa questione dice: come servizi pubblici io intendo anche la raccolta dei rifiuti. Sì. Ok, benissimo. Loro hanno Veritas. Anche noi, tutta la provincia di Venezia ha Veritas. Veritas, la maggioranza, la proprietà della maggioranza di chi è il comune di Venezia. Allora, cosa fai? Il comune di Venezia gestisce il servizio. A me, ho sentito, mi dice se non è vero. No, hai fatto una semplificazione troppo rapida. Allora, voglio capire che Veritas è una società privata con capitale pubblico. Dopo un azionista maggiore, probabilmente il comune di Venezia. Sì, bon, chiarito questo. Okay. No? Allora, okay. Allora no, l'osservazione che faceva è questa. Attualmente il comune di Venezia gestisce questo servizio. Fatto che lo gestisce. No, comune, per il comune. Sì, però diciamo che avendo il comune di Venezia la maggioranza in questa società ha una sua importanza, no? Ma il punto è fondamentale quest'altro. Chi stabilisce le tariffe ad oggi? Noi, ASCO. Ecco, ma da loro invece ogni singolo comune può andare da Veritas e lì contratta. Invece no? Con il discorso della città metropolitana, questa funzione di contrattare non c'era più il comune, ma va alla città metropolitana. E alla domanda del sindaco di Scorzè, Orsoni gli fa: e adesso la tariffa chi la decide? E Orsoni ha detto: la tariffa la decide la città metropolitana, e le tariffe verranno tutte quante allineate. Allora, vedete che da questo punto di vista uno dice: ma perché io devo dare una funzione che spetta a me comune alla città metropolitana? Allora quello di Scorzè dice: no, non mi sta bene, io dalla città metropolitana di Venezia mi trasferisco sotto Treviso, dove io mantengo comunque la capacità di contrattare il servizio di raccolta dei rifiuti. Questo, finisco, è il problema che si pone nel caso in cui, parlando del Veneto orientale, non si riesca a far valere la legge 16 del 93 dell'autonomia. Quindi, se non si riesce a portare a casa questa autonomia, deleghiamo le funzioni dei comuni sono alla città metropolitana. Cioè la città metropolitana è un ente da svuotare, se siamo in grado. Ma se non siamo in grado di svuotare, le funzioni poi saranno sempre più in mano a loro. Quindi non potrò più andare da Alberto Cerchiari la giacchetta per dire come mai le tariffe delle immondizie sono aumentate? Chi dice che le aumenti le tariffe? Può darsi che ci sia una razionalizzazione che diminuisca, parte la battuta, ma mi pare che tu parti per un certo dicendo non vedi solo nero. No, no, è un'ipotesi. Però io dico comunque una non cosa, è nero. Per fare questa conferenza. Supponiamo, visto che tu mi dici che io vedo nero. No, ma ti rispondo, guarda. Ma posso? Sì, sì. Dopo. Supponiamo che visto che vedo nero, non riuscite per il malaugurato sorte a non ottenere queste funzioni, voi cosa fate? Rimanete comunque dentro la città metropolitana oppure dite qual è l'alternativa? No, posso dire intanto voglio che c'è un po' di confusione, non c'entra niente il comune di Venezia con Veritas, perché Veritas è una società dove c'è una quota azionaria del 50 e qualcosa per cento del comune di Venezia, ma ogni comune determina sulla base dei costi di quel comune. Non è che io trasferisco i costi di Venezia. Noi qui, o il comune di Portoguaro, dentro ASMO, il comune di San Michele, il comune di Caone, San Michele, piuttosto che il comune piccolo, trasmette a ASMO i costi di quel comune e le tariffe sono differenziate dei 20 comuni, 10 comuni, e ogni comune ha la sua TIA, perché la TIA da quando c'è non può entrare dentro nel bilancio del comune, ma deve essere una partita, un bilancino, tanto entra e tanto esce. Fatto sta che se facciamo un preventivo sulla raccolta e ci costa di più, dobbiamo scaricarlo sulla tariffa dell'anno successivo. Se spendo di meno, dobbiamo abbattere la tariffa dell'anno successivo. Questi esempi non servono assolutamente a nulla, fanno solo, secondo me, confusione. Il problema di Veritas non è vero che Venezia scarica i costi sulla TIA, non è vero che i debiti del bilancio di Venezia viene scaricati sugli altri. Noi abbiamo il nostro bilancio, tutto e basta. Quindi noi possiamo stare tranquilli da questo punto di vista. Questo non c'è dubbio,
Cioè le tariffe vengono stabilite sempre dal comune. Non c'è dubbio. E quindi non c'è una omogeneità tra comuni. Dipende da come...